ogni 2 ore si alzano dal loro banco e vigilati, come dire, un po' come diciamo noi, marcati a zona e non più ad uomo, si spostano da un ambiente all'altro in modo molto responsabile. Questo consente a loro di interrompere quelle lunghe tirate di richiesta di concentrazione che solitamente avevamo, che erano francamente fuori misura per ragazzi di questa età, ma sono fuori misura francamente un po' per tutti, e quelle brevi interruzioni di 5-10 minuti del cambio d'aula in realtà sono molto preziose, perché nel momento in cui si rientra in classe, si richiude la porta e si ricomincia a lavorare, la concentrazione è veramente alta. Al suono della campanella, zaino in spalla, e si cambia ambiente. Le aule dell'Istituto 4 Novembre non sono infatti più assegnate alle classi ma ai docenti. Questo rende così ogni stanza della scuola un laboratorio disciplinare. In questo modello le aule non sono assegnate alle classi come solitamente avviene, ma sono assegnate invece ai docenti, e in questo modo ogni docente ha la sua aula che diventa un po' un laboratorio della sua disciplina, ogni docente attrezza i suoi spazi in funzione del suo stile di insegnamento e dello stile di apprendimento delle classi che transitano in quella classe, e gli alunni si spostano ogni 2 ore, si spostano da un ambiente all'altro per andare a, come dire, tra virgolette, apprendere la disciplina che in quella fase dell'orario settimanale hanno. La nuova vita della 4 novembre, scuola media nel cuore di Saione, dove si incontrano tante culture e nazionalità, passa poi anche dai colori e soprattutto dalla collettività. Lo scorso settembre circa 140 persone hanno infatti partecipato all'imbiancatura e alla decorazione degli spazi. Abbiamo fatto una 4 giorni a settembre di coinvolgimento proprio dei nostri studenti, degli ex studenti, degli insegnanti, dei collaboratori e poi delle associazioni che lavorano nel territorio e che ci hanno dato veramente una mano decisiva per riallestire, spesso con materiale di recupero. Oggi il plesso si presenta colorato ed accogliente, leggibile nella sua struttura per piani dedicata ai 4 settori disciplinari. Io non ho più ragazzi che chiedono di andare al bagno per staccare un attimo, non ho più segni di stanchezza nelle ultime ore della mattinata, e questo mi dà, come dire, il riscontro di una organizzazione che va molto incontro ai tempi dei ragazzi, al loro bisogno di essere attivi dentro il contesto scolastico e quindi, come dire, a concentrarsi sull'aspetto della didattica e dell'apprendimento più che sugli aspetti un pochino più passati, ecco, di un'educazione fatta di stare seduti tante ore al giorno, ascoltare un insegnante che in una didattica frontale trasmette o pretende di trasmettere contenuti a cui i ragazzi non sempre in questo modo riescono ad accedere.